amato le storie che assomigliano al film del grande Akira Kurosawa, Rashomon. È un vero capolavoro quel film in cui tre testimoni di un delitto raccontano quello che è successo, ognuno a modo proprio. E così non si riesce ad arrivare ad un'unica verità. Questo libro è il libro di Eugene Ovidiu Kirovitz, è un bellissimo libro, il libro degli specchi. Eugene è nato in Romania nel 1964, adesso vive in Inghilterra, infatti questo è il primo libro in inglese. All'omicidio di un celebre docente di psicologia che si chiama Joseph Wither dell'Università di Princeton, assistono o forse partecipano alcune persone che poi racconteranno la storia in maniera diversa. Protagonisti della vicenda però non sono come nel film di Kurosawa tre testimoni del delitto, ma sono tre personaggi che indagano per ragioni diverse. Il primo è un agente letterario che riceve un manoscritto, solamente l'inizio di un manoscritto, e quindi si appassiona a una storia che è una storia vera, di un delitto avvenuto molti, molti anni prima, e vorrebbe conoscere il seguito. Purtroppo l'autore Richard Flynn è morto, e quindi l'agente letterario dà l'incarico a un giornalista di trovare la verità. Ecco, quindi abbiamo l'agente letterario, abbiamo il giornalista che indaga e poi il terzo è un ex poliziotto che aveva seguito il caso, ma adesso appunto non fa più parte della polizia, che decide di riaprirlo e va a interrogare, personaggio fondamentale, un uomo condannato a morte. Coloro che cercano la verità raccontano ognuno le proprie scoperte, il proprio percorso, i ripensamenti, i dubbi, i fallimenti. Il punto di vista ovviamente cambia a seconda di chi racconta, perché racconta in prima persona, e questo dà molto ritmo al romanzo. C'è anche ovviamente una donna molto misteriosa in questo romanzo, si chiama Laura Baines, è un assistente, anche una collaboratrice importante del professore, insieme a lui sta scrivendo un libro sulla memoria. E lo scrittore Richard Flynn, che va a lavorare per il professore per rimettergli a posto la biblioteca e i libri, si innamora follemente di lei. Lei poi scompare, cambia il cognome, diventa una docente anche lei, una psicologa molto importante e anche una scrittrice di successo. La verità arriva alla fine, ovviamente, per non deludere il lettore. Il caso infatti viene chiuso, però non tutti i tasselli tornano al loro posto e forse non ci torneranno mai. È un thriller psicologico appassionante. Ha un ritmo serrato proprio perché si avvicendano i vari protagonisti che raccontano la propria versione dell'accaduto, di una verità che però alla fine sfugge di nuovo.